Silvana Faccio, psicologa psicoterapeuta, sono coordinatrice dell'equipe contro la violenza alle donne, la tematica per cui siamo qua oggi per parlare un attimo con voi. Che vi posso dire? Lavoriamo all'interno dell'ASL, si lavora sempre in rete nell'affrontare le problematiche riferite alla violenza alle donne, una rete che è una rete sanitaria composta da figure sanitarie, sociali, operatori anche giudiziari e delle associazioni. Quindi lavoriamo anche con le associazioni di territorio, tra cui l'associazione Violetta, con la quale abbiamo una collaborazione già da anni, una collaborazione attiva e fattiva proprio nel percorso della presa in carico della violenza, ecco, riferita alla violenza di genere, riferita alle donne. Quindi posso dire che è fondamentale il lavoro di rete, perché è importante andare a riunificare tutto il percorso, tutta la strada che la donna fa nel momento in cui denuncia la violenza. In ogni caso vi parlerei di più reti all'interno dell'attività, diciamo, riferita alla violenza alle donne. Parliamo di reti operative, come può essere questa, ASL, associazioni, eccetera, e reti educative. Questo per dirvi che collaboriamo sempre con l'Associazione Violetta anche in ambito universitario, con l'Università di Laurea in Infermieristica, dove è stata attivata una rete didattica che praticamente attraversa i 3 anni di corso, ed è una rete che è stata ideata, eccetera, e la realizzazione più che altro di questa rete è dovuta grazie comunque alla sensibilità dei docenti incontrati e anche del direttore del corso di laurea. In questa rete abbiamo trovato anche l'interesse e il coinvolgimento dell'Associazione Violetta, con cui sono già stati portati avanti progetti con i ragazzi delle scuole medie superiori. Ecco, quindi per chiudere velocemente tutto questo, posso solo dire che la rete è importante, qualsiasi rete sia, di qualsiasi tipo, con qualsiasi contenuto, però è indispensabile per affrontare questo tipo di tematica.